È un racconto triste, però. E pazienza. 10 giorni prima che Fabrizio morisse, io ho avuto il coraggio, perché io non ho il coraggio di andare a dire, vabbè, vedi, sapevo che non aveva speranze. E vado al Fatabena Fratelli, quell'ospedale dove muoiono tutti, subito giù in portineria mi dicono, 5° piano, grazie, dico io. Arrivo in cima, c'è un'infermiera che mi fa, la porta là in fondo, subito, sapevano. Io vado, ma quando sono a 10 metri dall'ultima stanza c'è la porta schiusa e io vedo uno che non è più lui, senza capelli per la chemio, eccetera. E allora dico, che faccia faccio? Dico io, adesso faccio una faccia ridente, una faccia di uno incoraggiante. Che faccia si fa? Lei mi faccia una faccia incoraggiante, me la fa. Entro e lui mi dice subito, smonta quella faccia e siediti qua, mi ha fatto sedere lì. E qui dovrebbe partire la canzone. Un po' più adagio però, perché altrimenti si rompe. Inquadrate anche Vespa perché sinceramente è commovente anche lui. E mi dice, vedi, io so benissimo, mi ha detto, che cosa mi aspetta. E mi cago sotto, ho una paura di morire terrificante. Però tu che sei veramente uno che mi ha voluto bene, o perlomeno mi ha detto, dicevi di volermi molto bene, dovresti dire dopo che io non sono un menestrello, e mi ha rinfacciato il menestrello e il cantautore di tanti anni prima, ma devi dire, e lo dico ufficialmente, e lei faccia una fatta con bozza, lo prego, bravissimo, ma di che io sono non un menestrello, ma un grande poeta. E questa è Monia. Alzare il volume. Ricordi, sbocciava le viole con le nostre parole, non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fa presto amore ad appassir le rose, così per noi. Con questo ricordo del grande poeta, ha ragione, sì. Fabrizio, sì. D'Andrea.